Allora, buonasera a tutti, funziona? Massimo. Andrea, te mi senti? Io vi sento bene, voi mi Ah, sentite? allora a posto. Sì, ti si sente bene, sì. Perfetto, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, Commissione Ambiente e Territorio, ore 18:10, procedere con l'appello, grazie. Ora sì. Buonasera. Allora, Cioni Simona. Val di Anna, Iallorenzi Roberto, Ramazzotti Rossano, Giacomelli Luciano, Caporaso Roberto, Di Rosa Simona, Picchielli Andrea, presente ma Presente. collegato, Masi Leonardo. Grazie. Allora, abbiamo due punti all'ordine del giorno, che sono anche due punti oggetto di delibera per il prossimo Consiglio Comunale. Quindi parto dal primo, approvazione di nuovo schema di convenzione relativo al PUA di cui alla scheda norma 7.1 in sostituzione di altro schema di convenzione che era stato approvato con delibera del Consiglio Comunale del 10 aprile del 2019. Prego. Allora, come si capisce già dal titolo della delibera, si ritorna in Consiglio Comunale semplicemente per... Allora, questo si tratta di un PUA che è stato approvato nel 2019, quindi che ha fatto tutto l'iter, però a distanza di tutti questi anni la proprietà non è arrivata ancora a sottoscrivere la convenzione. Quindi in questi anni, diciamo, loro hanno avuto delle difficoltà. E soprattutto sono delle difficoltà legate all'attuazione del comparto. Infatti adesso ci chiedono la possibilità di prevedere l'attuazione del comparto attraverso stralci funzionali che sono consentiti dalla legge in caso di PUA e di PUC, ma che non erano stati previsti nella convenzione originaria, che prevedeva invece lo sviluppo del comparto tutto in un'unica soluzione. Quindi tutte le opere che sono previste all'interno di questo comparto venivano realizzate contestualmente all'attuazione dei fabbricati, tutte in un unico momento. Mentre adesso chiedono la possibilità di suddividere il comparto in due stralci funzionali, prevedendo la distribuzione, diciamo, dell'attuazione del comparto e delle opere che sono previste all'interno di questo comparto in due momenti diversi. Due momenti diversi che si susseguiranno, nel senso che verrà realizzato un primo stralcio, una volta collaudato tutte le opere previste all'interno del primo stralcio, ceduta all'amministrazione, loro procederanno all'attuazione del secondo stralcio. Quali erano le opere che erano previste, che sono previste all'interno di questo PUA? Sono delle opere, diciamo, di varia natura. Ci sono sia opere di urbanizzazione primaria che opere di urbanizzazione secondaria, perché loro, avendo questa possibilità, hanno scelto di realizzare anche parte delle opere di urbanizzazione secondaria. Allora, lo stralcio però prevede, e questo è stato riportato in convenzione, che nel primo stralcio siano previste tutte le opere di urbanizzazione primaria. E nel secondo stralcio vadano le opere di urbanizzazione secondaria. Allora, quali sono le opere? Le opere sono tante, perché come opere di urbanizzazione, magari vi condivido lo schema di convenzione, così almeno lo guardiamo insieme, perché è una convenzione abbastanza complessa. È sempre stata così, nel senso che i contenuti di questa convenzione sono esattamente quelli che erano l'altra volta, quindi nella sostanza non cambia niente, solo la ripartizione per stralcio. Si vede la convenzione proiettata? No, di qua di Chielli che non so se la vede. Sì, la vedo. Ok. Bene, grazie.
Allora, le opere vengono descritte tutte nell'articolo 3 e quindi nell'articolo 3 si fa la descrizione delle opere senza andare al momento nel dettaglio degli stralci che poi sono previsti nell'articolo 5 invece. Sono qui. Nell'articolo 2, scusate. Allora, loro devono come opere di urbanizzazione primaria. Loro realizzano una viabilità pubblica che è costituita dall'attuale via del convento, un ampliamento dell'attuale via del convento, e poi hanno una viabilità di progetto urbanistico, di collegamento tra via del convento e il parcheggio pubblico. Forse se vi faccio vedere la tavola vi aiuto di più. Vi aiuto di più. È un parcheggio interno alla lottizzazione, non è quello nuovo di via del convento. No, proprio prendo qui la tavola. Allora, voglio andare alla tavola 6. Allora. Ora qui però la vedete. Allora, la via dei conti, però questa non, forse non vi aiuta. No, ma infatti non vi aiuta. No, allora. È un latrine magico. È ribaltata, è questa qui. Allora, eccola qui. È quindi l'ampliamento di questa strada e viene prevista anche la pista ciclabile. E questa è una strada pubblica già esistente che loro ampliano e fanno la pista ciclabile. Poi prevedono questo tratto di strada, che è questo pezzettino qui, questo triangolino qui, che è un altro pezzo di strada pubblica che loro realizzano come opera di urbanizzazione secondaria, il parcheggio come parcheggio pubblico, sempre urbanizzazione primaria, no, ho detto secondaria, ma è tutto primaria, scusate. Poi c'è il verde pubblico, che è questo, con la pista ciclabile, quindi il continuo della pista ciclabile di Via del Convento, poi un altro pezzo di pista ciclabile, la pista ciclabile che è inserita all'interno del verde, che si riconnetterà poi di qua con Via Bottego, e poi prevedono un altro, diciamo, pezzo di verde, che è questo, che è un verde di quartiere, che però è un verde di quartiere che passa come opera di urbanizzazione secondaria, con la pista ciclabile anche qui. Okay. Questo tratto di strada qui invece è una strada privata, okay? Quindi questa non è un'opera di urbanizzazione, è una strada privata. Quindi, ritornando al convenzionamento. Qui, quindi viabilità, poi che fornisce il parcheggio pubblico, le piste ciclabili che sono dentro il verde pubblico, no, che sono lungo via Bottego, via del Convento e che arrivano fino alla strada pubblica, che poi arrivano fino al parcheggio, il parcheggio pubblico. Il verde pubblico attrezzato, che è quel verde centrale che abbiamo detto, comprensivo del tracciato della pista ciclabile che è inserita all'interno del verde, il tracciato della pista ciclabile, che è quel pezzettino che rimane fuori al verde pubblico, ma serve per ricongiungere la pista ciclabile del verde pubblico con quella che poi è prevista nel secondo stralcio, e basta. Queste sono le opere di urbanizzazione primarie. Poi hanno opere di urbanizzazione secondaria. Allora, nelle opere di urbanizzazione secondaria loro hanno l'obbligo di realizzare e trasferire al comune quel verde pubblico di quartiere che dicevo che è quello grande, con la pista ciclabile che costeggia il verde pubblico,
e poi devono realizzare, diciamo, un immobile che è un immobile grande, all'interno del quale sono previste due unità mobiliari, una di 150 metri quadri di sul al pian terreno, che viene realizzata per destinarla ad attrezzature di quartiere, e un'unità immobiliare che è posta al primo piano dello stesso immobile, che è di 100 metri quadri di sul, una superficie totale di 1.100, che sarà destinata a edilizia convenzionata. Queste sono le opere di urbanizzazione. Gli stralci appunto prevedono nel primo stralcio tutte le opere di urbanizzazione che abbiamo detto di primaria, quindi tutte le opere di urbanizzazione primaria andranno nel primo stralcio. Il primo stralcio comprenderà non solo le opere pubbliche, quindi le opere di urbanizzazione, ma anche naturalmente le disabilità private, perché lo stralcio serve per, diciamo, regolamentare l'attuazione del comparto di tutto il piano. Quindi prevede, oltre le opere di urbanizzazione primaria, anche quella strada di progetto privata che avevo detto prima, che rimarrà privata all'interno del parco, prevede degli immobili che sono più facilmente individuabili da questa tavola, che sono tutte richiamate poi all'interno della convenzione. Le aree di intervento sono queste, cioè è ribaltata, ma sono queste. Quindi lotto 1, lotto 2, area 1, area 2, area 3, area 4 e area 5. Il primo stralcio finisce qui, okay? E prevede quindi questa realizzazione di strada privata, escluso questa racchetta, che invece è nel secondo stralcio. Rimane solo questo. Allora, vi spiego il motivo, perché c'è un motivo al perché nasce. Perché qui c'è attualmente nato una bonificazione con la FIT depuration. Praticamente anche la FIT depuration, cioè praticamente è una bonifica che stanno facendo attraverso le piante, che ha dei tempi che naturalmente, insomma, sono più lunghi in questo senso. FIT depuration si chiama. Quindi loro hanno in questo modo la possibilità tanto di iniziare a realizzare le opere di urbanizzazione primarie, che sono la maggior parte, che si trovano tutte all'interno del primo stralcio, attendere di poter bonificare, quindi di avere la certificazione dell'avvenuta bonifica da parte, e poi realizzare le opere che sono previste in questa seconda parte, ma che sono opere di urbanizzazione secondaria. Quindi loro in realtà, quando finiranno questo primo stralcio, avranno il collaudo di tutte le opere di urbanizzazione. Poi dovranno appunto realizzare nel secondo stralcio questo verde, e quindi l'edificazione privata. Il primo stralcio comprende anche l'edificazione privata, perché comprende queste palazzine qui, le palazzine dell'area 1, le palazzine dell'area 2, le palazzine dell'area 4 e tre palazzine dell'area 3, perché finisce qui, ne è esclusa solo una perché rimane nella particella che è ancora interessata alla bonifica. Questa palazzina qui e tutte le palazzine che sono villette in schiera, che sono previste in questa seconda stecca, vengono rimandate al secondo stralcio. Così come nel secondo stralcio ci sarà la racchetta di completamento della strada. Questa è la. Altro non ho da aggiungere, state domande specifiche. Grazie, dottoressa Falaschi. Sono domande o richieste di chiarimento da parte dei commissari? Ah, sì, prego. Sì, grazie. Stavo guardando, diciamo, l'ubicazione esatta del PUA. La proprietà della lì c'è un'azienda in dismissione, penso alla depurazione sia parte forse della proprietà, diciamo, dell'azienda. Però le nuove costruzioni non vanno, diciamo, a sostituire il vecchio fabbricato dell'azienda. Elsana, poi
SIE, società Elsana SRL, è proprietaria anche di quell'immobile industriale, sappiamo. Allora, sarà un localizzazione attenzionata ovviamente con il nuovo piano operativo, perché lì c'era una vecchia previsione decaduta, non è mai stata reiterata, quella della vecchia, recupero della vecchia fabbrica. Vado a memoria perché non ho un dato certo, magari poi questo mai ve lo faccio avere. Però se non ricordo male, lì è in corso un fallimento e me lo ricordo, quindi una procedura fallimentare. Me lo ricordo perché qualche anno fa, in occasione di alcuni problemi igienico-ambientali, abbiamo chiesto appunto di fare degli interventi di risanamento di ambiente. Mi ricordo c'era una questione legata alla protezione aria e qualche cosa abbandonato, e mi ricordo molto bene quella difficoltà che stavamo riscontrando era legato al fatto che lì non esisteva la proprietà, l'imprenditore, diciamo, diretto, proprio in virtù del fatto che era in corso ora magari mi riservo, diciamo, di recuperare magari l'informazione, però ecco, andando a memoria mi ricordo questo. No, non sono all'interno del comparto. Non lo so. La mia considerazione generale era che lì c'è un'area abbandonata industriale da almeno un decennio e si va a costruire, diciamo, dietro una nuova abitazione. Ecco, invece di andare in qualche modo a recuperare ciò che già esiste, ne va a costruire degli altri. Se la società, se la proprietà fosse la solita. Ora, Però anche l'area. insomma, diciamo il dubbio del fatto che una società possa avere in proprietà una parte importante, diciamo, di terreno proprio a fianco e dietro a una vecchia industria, che sapevamo avere, poi le industrie avevano le proprietà dei terreni vicini, e fa pensare che può essere proprietaria anche di quello. Ma questo non glielo so. Io tra Non so. l'altro, ora, da questo punto di vista, un'informazione che non siamo almeno io in grado di dare adesso perché non l'ho, diciamo, puntuale. Dopodiché, se non ricordo male, anche quest'area qui è stata oggetto di No, diciamo, allora, io non l'ho No, detto, questo no, l'ho questo visto. per dare un elemento in più alla discussione, perché giustamente oggi appare come Dove? un'area prevalentemente verde, ma in realtà lì sopra ci sono state fatte delle attività di bonifica, tese quindi poi anche a questo tipo di operazione. Ecco perché poi, quindi, nella scorsa consiliatura fu portata avanti la previsione e l'approvazione del CUPA, e poi ovviamente le notizie, diciamo, che vi ha fornito la dottoressa Palaschi, Ma sono quelle che ci hanno anche portato nella a sapere. parte dove si fa il primo stralcio c'è stata una bonifica, che però è già certificata, quindi quella è già conclusa, manca la bonifica della seconda parte su quella particella che ancora non si è conclusa. Quindi nella convenzione infatti si dice che l'utilizzazione edilizia su quella particella non può essere contestuale a tutto l'intervento, ma deve attendere la certificazione di avvenuta bonifica. Questo si dice. Informazione importante da sapere, perché comunque Loro hanno dà già valore fatto. anche all'operazione in sé, che nacque magari, onestamente non ricordo il periodo dell'anno in cui è fatta la bonifica, però ecco, di fatto si tratta di un percorso che tende, no, a recuperare un'area che era in condizioni precarie dal punto di vista. Grazie Vice Sindaco e grazie Dottoressa Falaschi. Ci sono altre domande?
questo può passare al secondo punto all'ordine del giorno. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno riguarda un TUC di cui è la scheda norma 12.12 e l'oggetto, insomma, della prossima delibera in Consiglio Comunale l'approvazione di un nuovo progetto unitario, lo schema di convenzione, dopo che c'è stata la richiesta di archiviazione del PUC, che invece fu approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2021. Prego, dottoressa Falaschi, grazie. Allora, contrariamente a prima, qui ripetiamo praticamente l'intero PUC in approvazione al Consiglio Comunale, quindi non ci limitiamo a rimodificare la convenzione, ma è proprio una archiviazione del PUC precedente, una nuova presentazione. Diciamo che dobbiamo fare delle considerazioni. Allora, rispetto alle opere di urbanizzazione non cambia nulla, nel senso che le opere di urbanizzazione che erano previste nel vecchio PUC sono state esattamente riproposte nel nuovo PUC. E come opere di urbanizzazione intendo il verde pubblico, perché loro avevano, diciamo, l'impegno a realizzare un verde pubblico, e questo impegno, sia nelle quantità che appunto come impegno, loro lo mantengono e lo ripropongono esattamente uguale. Quindi loro si impegnano a realizzare questo verde. Diciamo che è un verde che in parte realizzano e in parte monetizzano, perché la quantità della scheda norma prevista nella scheda norma del PUC 12.12 viene raggiunta attraverso sia una monetizzazione di una quantità di verde che è pari a 574 metri quadri, che attraverso appunto la realizzazione diretta del verde per un verde pari a 1206 metri quadri, se non sbaglio. La somma di queste due quantità dà esattamente la quantità prevista nella scheda norma. Per quanto riguarda i parcheggi, loro monetizzano tutti i parcheggi, perché questo glielo consente la scheda norma. Quindi avremo all'interno della convenzione sia la realizzazione, quindi l'impegno a realizzare direttamente un'opera di urbanizzazione, sia la monetizzazione di questi due standard, parcheggio pubblico e verde pubblico. Questo PUC, se ve lo ricordate, prevedeva anche lo spostamento della strada di via Casia dei Falaschi, che viene quindi spostato dall'attuale sedime per andare lungo il confine dell'ampliamento, e questo impegno altrettanto viene mantenuto. La diciamo, novità per quanto riguarda la convenzione, anche in questo caso, è la possibilità prevista in convenzione, che originariamente non era prevista, di prevedere degli stralci funzionali. In questo caso sono tre stralci funzionali. Quindi c'è la divisione in tre lotti urbanistici e in tre stralci funzionali. I lotti urbanistici vanno un po', diciamo, sono stati pensati anche in funzione della realizzazione della cassa di compensazione, che è l'altra novità di questo PUC, nel senso che la cassa di compensazione c'era anche prima, però era in una localizzazione diversa. In questo caso la cassa viene spostata in alto, quindi rispetto a dove era collocata nel vecchio PUC, che non so se l'avete presente, ora guardo se ve lo ritrovo. Bucchielli vede a mano che io apro, non lo so. Allora, le casse prima erano previste una qui e una qui, adesso vengono spostate in questa posizione, quindi, per intendere. Questa è l'attuale collocazione. La precedente collocazione era questa. Prima erano qui e erano staccate, adesso invece è qui e sono riunite. Questa parte qui
dove era prima, è stata inserita invece all'interno della variante ultima che abbiamo adottato. Questa attualmente è la zona D che è ricompresa nella previsione di Zignago nella variante. Questa è una fascia diciamo, che è rimasta anche nella variante nel corridoio ecologico, un'area completamente modificata, che rimarrà così anche nella variante. Questa invece è stato messo il retino di nella variante. La collocazione della cassa adesso è qui. Per quanto riguarda gli stralci funzionali, come dicevo, gli stralci funzionali sono tre e tre sono i lotti urbanistici. In realtà, diciamo, quelli che prevedono un'edificazione sono solamente due, perché c'è un lotto che è il lotto 2, dove invece non c'è assolutamente una superficie edificabile, quindi non sarebbe praticamente qui. In questo lotto non è prevista nessun tipo di edificazione. Il lotto, che è il lotto 1, invece è quello dove appunto si svilupperà tutta l'edificazione. E poi abbiamo invece il lotto 2 che prevede il verde e la strada. Gli stralci funzionali sono tre perché il primo stralcio prevede la realizzazione della cassa di compensazione e poi un rialzamento di tutto il compatto per riportarsi a una quota, diciamo, più elevata. Per quanto riguarda il secondo stralcio, invece, nel secondo stralcio sono previste le opere di urbanizzazione, quindi il verde pubblico e la strada, che però è una strada vicinale di uso pubblico, questa quindi non è una strada pubblica, ma è una strada che prima era vicinale e vicinale rimane di uso pubblico. E poi abbiamo invece il terzo stralcio che prevede la edificabilità. Quindi anche in questo caso si procederà per step, quindi una volta fatto l'intendimento di questo lotto, il rialzamento di questo lotto e la cassa di compensazione, si procederà alle opere di urbanizzazione. Una volta poi completate le opere di urbanizzazione, si procederà alle edificazioni. Allora, il primo stralcio prevede la cassa di compensazione all'interno del primo stralcio e poi un riporto di terreno su tutto il comparto, che poi serve all'edificazione sia del lotto 1 che delle opere previste nel lotto 3. Queste sono le cose. Sì, grazie dottoressa Palaschi. Ci sono domande? Prego, Masi. Sì, grazie. No, ma sicuramente mi sbaglio, una perplessità. Nel momento, diciamo, del lotto 1, nel primo stralcio, immagino che quella strada non sarà accessibile. No, nella convenzione c'è scritto che loro devono mantenere l'accesso e la percorribilità di quella strada per tutti i tempi, il tempo dei lavori. Quindi la devono mettere in sicurezza, devono fare in modo che non ci sia un ostacolo e venga sempre mantenuta la carrabilità per tutto il periodo, fin tanto che non viene collaudata nel secondo lotto. Quindi quello è scritto proprio espressamente come impegno di convenzione. No, questa era la preoccupazione. E l'altra domanda, non ho avuto tempo di leggere, viene in qualche modo rialzato tutto, diciamo, Allora, il nuovo edificato. quando, diciamo, la terra che levano dalla cassa di compensazione la mettono soprattutto in l'area di cassa, rialzano un po', sempre. Ora di preciso di quanto mi fanno, non so. Grazie. Ci sono altre domande? Collegate, c'è solo un vero. Diciamo che Andrea, ci senti? Prego, prego, dottoressa Palaschi.
Il rialzamento, diciamo, per loro torna anche utile proprio per il discorso del idraulico, che in questo caso, diciamo, ha una magnitudo moderata, quindi loro possono fare l'intervento attraverso la sopraelevazione dell'immobile, quindi in quel caso li torna comodo per poi arrivare alla quota che gli serve, al battente che gli serve per poi superare. Una magnitudine che gli consente comunque l'intervento. Grazie. Altre domande? Sindaco, vuole aggiungere qualcosa? No. Dottoressa Vlaschi, a posto? C'è più nulla da aggiungere? No. Allora, a questo punto ringrazio tutti. Buona serata. Si chiude la commissione, ore 18:41. Grazie a tutti.